Bella idea. Bella idea, andare tutti quanti da Floridea. Floridea. Ma che idea? I tutorial di Floridea. È necessario per realizzare un terrario a sistema chiuso innanzitutto avere una damigiana in vetro a disposizione di un litraggio che può oscillare dai 5 litri ai 55 litri. È necessario poi dei sassolini drenanti, il carbone attivo vegetale, un buon substrato, quindi un buon terriccio, e le piantine che ritengo opportune mettere in base alla condizione climatica che vado a creare. Dopodiché occorre un innaffiatoio ed un imbuto per inserire, diciamo, il mio contesto terricolo all'interno del terrario. Iniziando, la prima fase prevede appunto l'inserimento dei sassolini drenanti da porre alla base del terrario. Sono necessari circa 2-3 cm di spessore di sassolini drenanti. Il secondo step prevede l'inserimento del carbone attivo, che varia di quantità in base alla grandezza del terrario. Il carbone attivo mi serve per disinfettare l'habitat che vado a creare, ma soprattutto per bilanciare il livello di umidità all'interno. Il terzo passaggio prevede l'inserimento del terriccio. Il terriccio deve essere innanzitutto di un'altezza pari a 4-5 cm di spessore, al fine da poter creare il giusto alloggiamento per le piantine che vado ad apporre all'interno senza snaturarle completamente. Una volta inserito il terriccio e bilanciato il livello, vado ad inserire le piante. Creo, diciamo, il mio disegno mentale di come vorrei la disposizione all'interno del terrario. Dopodiché inserisco le piantine utilizzando i miei strumenti telescopici, che sono una piccola paletta allungabile ed un piccolo rastrello. Una volta inserite le mie piante e messe tutte a dimora, creato quindi quello che è il mio effetto ottico ideale, provvedo con la fase conclusiva, che è anche quella di maggior rilevanza, ovvero l'irrigazione. Utilizzo un innaffiatoio con il becco a punta da appoggiare lungo il bordo del foro d'ingresso, al fine di far sì che l'acqua, quando entra all'interno del terrario, si attacca completamente alla mia parete di vetro, al fine di andare a bagnare le pareti, diciamo, esterne, partendo appunto dalla parte più lontana per poi raggiungere il cuore del mio terrario. Una volta innaffiato, provvedo a mettere il terrario in un habitat luminoso, ma mai a luce diretta. Dopodiché lascerò il terrario per la prima settimana completamente senza tappo. La seconda settimana apporrò il tappo in maniera trasversale, quindi a metà praticamente, al fine di ridurre la dimensione del foro d'uscita. Dopo 14-15 giorni, quando noterò comunque che l'umidità del vetro è praticamente uscita e la visuale è abbastanza limpida, andrò a chiudere il mio terrario definitivamente, ma soprattutto per sempre. Per sempre significa che non sarà necessario più fargli nulla, nemmeno innaffiarlo.